sul... Bah, strano. Vabbè. Meglio così. Però mi sembra che più ci muoviamo verso questa direzione, più aumenti, no? Questa si apre, questa porta, anche no. Qui è aperto, andiamo di qua, Mike. Lì è tutto buio. Un tubolino, guarda caso. Vediamo qui. Altro documento. Note mediche. Relazione medica minatori. Medico curante. Bowen. Relazione medica. Segui relazione riguardante lo stato iniziale dei 12 minatori a seguito del crollo della miniera e successivo salvataggio a Blackwood Pines. Accoglienza. All'arrivo dei 12 pazienti verso il centro medico sanatorio ci aspettavamo di accogliere persone emaciate, affamate e confuse. Fortunatamente i minatori appaiono relativamente in salute. Apparentemente grazie alla scoperta di scorte d'emergenza di cibo nella miniera, in alcuni dei pazienti più anziani sono state riscontrate funzioni respiratorie inibite, come previsto, oltre ai sintomi della polmonite. Dal punto di vista psicologico, dopo essere rimasti intrappolati per 23 giorni, lo shock per la reintegrazione si è rivelato profondo per alcuni membri del gruppo. Nonostante le condizioni di salute siano migliori di quanto atteso, sembrano provati dal tempo passato nella miniera. Terapia. A causa della fragile natura di alcuni pazienti, abbiamo chiuso l'ala A del sanatorio. Le valutazioni psichiatriche inizieranno al più presto. Gli uomini con problemi respiratori sono stati sottoposti a broncoscopia e inizieranno un ciclo di streptomicina. Gli altri saranno semplicemente tenuti sotto stretta osservazione 24 ore su 24. Firmato dottor Nicholas Harry Fowlis Bowen. Se giriamo... Uno di quei tizi ha cercato di mordermi. Farò il rapporto al dottor Bowen. Vabbè. Dunque, questi 12 minatori sono tornati in condizioni pessime. Va bene. Allora, Mike, adesso ci tocca andare qui al buio. Sei pronto? Io no. Ma va bene lo stesso. Non mi piace per niente qui a me. Anche perché i lupi si sentono ancora di più. Vediamo. Vabbè, qui non si va da nessuna parte, cioè voglio dire, no? Ah sì, qua si aspetta. Sti corvi maledetti. Ah ok, possiamo aprire, bene. Piglia l'arma, cazzo. piglia. Che schifo. Veramente. Vai. Ok. Benissimo. Perlomeno abbiamo un'arma. E ci possiamo difendere, Mikey. Allora. Diamo un'occhiata qui. Mamma mia, senti. No, vai di qua. Sempre peggio. Qui non c'è nada. Qui non c'è una ceppa. Sì, qui c'è qualcosa, aspetta. Graffiti? Ma questo cosa sarà? Per quanto ancora ci terranno qui. Chi avrebbe? Ma non saprei, ma. Ma forse l'ha scritto uno dei minatori? Boh. Non ne ho idea, veramente, Mike. Allora, andiamo un po' qui. C'era il lupo. C'era il lupo. Ho paura che la calma in questo gioco sia finita. Quindi chi di voi mi aveva detto che si sarebbe movimentato, forse è arrivato il momento. Che cos'è questo? Un biglietto. Risposta immediata. Tenere lontani i giornalisti e altri ficcanaso a ogni costo. Telegramma sui minatori. Strano. Chi non vorrebbe la stampa in questo paradiso? Mm. Aggiornamento incidente, 12 sopravvissuti accolti al sanatorio, segni di trauma mentale, potenzialmente da contenere, oddio mio. La stampa locale ha fiutato il sangue, possibile problema, fornire ulteriori informazioni, ma madonna. Oddio. Ma con che cosa abbiamo a che fare? Non ho capito io. Mi devo preoccupare?
Allora, scusa un attimo, però io volevo andare all'inizio, alla fine, quello che è di questa stanza, prima di proseguire, per vedere se c'è qualcosa di qua. Vediamo un po'. Allora, quello è sangue. Un indizio? No. Vediamo qua. Qui non c'è niente. Qui? Devi aprire? Sì, vai. Che cacchio è? La sedia elettrica. Sedia di contenzione. Cos'è successo qui? Ma guarda, non lo so, manco io sapere. Chiudi. Non chiudi? Vabbè, lascia così, basta essere andiamo. Allora. No, anche perché dentro non si entra, no? Anche no. Va bene. Di qua. Non si va, vabbè. Allora, a sto punto possiamo proseguire di là. Giusto? Qui. Ah, da qui siamo arrivati, ok, vai. Il percorso è più o meno obbligato, quindi non c'è pericolo di sbagliarsi. Lì ci siamo andati. Salve, c'è uno scheletro, Mike. Presentiamoci. Salve, lei ha visto dei lupi qui? No, perché noi li sentiamo abbondantemente, quindi... Abbiamo paura che tra un po' li incontreremo. Qui? Ah, si vede la stanza di là, giusto? Sì. Proseguiamo, Mike, impavidi. Vediamo, qui c'è un'altra stanza. Ancora topi. Bene. Ah, semplicemente si vede la sedia di contenzione dall'altra parte. Non c'è niente che ci interessa a noi, no? Vai, proseguiamo. Ma questo? No. Che cos'è sta roba? C'è un cartellino appeso? Vediamo. Oh, oh, oh. Mi dava da mangiare questa roba. Ma come mi dava da mangiare? Ma che... No, no, Mike, porca. Che mi sei di ascia. Mo? Come t'aiuto? No, ma non me lo dire, no. Ma fai qualcosa. No, no, ma te prego. Adesso... Amputa, apri trappola. No, 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 amputa. È la cosa più veloce. C'è la bestia, oh, lì, merda. C'è il lupo. Oh merda, oh merda, oh merda, oh merda, oh merda. E dai, oh, merda. Basta. E su. Cazzo. Ti sei voluto venire te qua. Ma te vuoi sbrigare? Te medichi pure, c'è il lupo. Ok. Mamma mia. Mamma. Cici. Cocò. Ma te pare? Principette sul comò. Che facevano? Ma dove cazzo devo andare? Ok. Madonna, ma ci potevamo fare un par d'affari. Ma manco abbiamo preso l'indizio poi tra le altre cose. Ma non mi dire. Ma il lupo in tutto questo? Beh, qui sbrilluccica tutto. Qui addirittura si apre e si chiude. Cioè, voglio dire, c'è uno spiffero. Madonna, ma che mi dispiace a saperlo. Cioè, manco abbiamo preso una ceppa poi. Ci hai rimesso due dita. Io ho detto amputa perché pensavo che stava arrivando al lupo. Che orrore! Che cazzo di orrore! Veramente uno schifo. Ma che schifo, ancora peggio! Ma che cazzarola è? Ma che è? Boh. Non lo so, ma che indizio. Allora. Qua, sbrilluccica, vai. Qua c'è un documento. Ma io dico, ma io vorrei vedere in faccia chi ha messo un documento qua dentro. Boh.
Io non lo so, mamma. Basta, 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 sto schifo, va. Prendi, prendi, vediamo. Certificato di morte, nome della defunta, Sarah Smith. Data di morte 24 febbraio 52. Con la presente dichiaro di aver collaborato con la defunta dall'8 marzo 51 al 24 febbraio 52 e di averla vista viva per l'ultima volta il 24 febbraio del 52. Causa di morte, gravi lacerazioni all'addome, ferite intraaddominali, conseguente emorragia. Se la morte è stata dovuta a cause esterne, violenza, compilare anche il campo seguente. Incidente, suicidio, omicidio, omicidio, modalità di ferimento, lacerazione con oggetto affilato, possibilmente unghie. Madonna. Note aggiuntive, compilare il riquadro sul retro con qualsiasi altra informazione rilevante. Firmato Bowen, indirizzo sanatorio di Blackwood, data 24 febbraio 52. Vabbè, questa è finita male. Se giriamo. Note aggiuntive, il corpo è stato scoperto 6-8 ore dopo la morte. Parti di intestino e reni sono state apparentemente mangiate dall'aggressore. No, vabbè, ma dai, regà, ma non se può. Ma sono stati i lupi. O l'animale che abbiamo visto in miniera che volteggiava sul soffitto. Questo? Vabbè, quindi? Ah, vai, tira fuori, vai, vai. C'è un cartellino. Ci amputano l'altra mano per piallo? No. No, è andata bene. Etichetta con nome. Etichetta medica d'emergenza, Nicholas Bowen, data scheda 24 febbraio 52. Descrizione, aggressione da parte di un paziente, lacerazioni fatali alla gola. Ok, ma questa è la cellula frigorifera di Bowen. Ma il corpo non c'è. Effettivamente qui non c'è nessun corpo, tranne quello. Qui? Ah, questo posto migliora di continuo. Madonna, fa veramente schifo questo posto. Strano teschio. Mamma mia, ma che schifo. Vabbè, lasciamo perdere, va. Ecco, andiamo alla cappella, è meglio. È chiuso, te pareva? Ah, questo è il cartellino. Siamo pronti, Mike? Paura di quello che troviamo adesso, eh? Procediamo con calma.